legislativo di poteri della Procura, aggiungendo che il TAR ovviamente può intervenire per, come posso dire, regolarizzare le eventuali illegittimità. Quindi uno strumento moderno che nel contraddittorio fra il cittadino e la Procura trova poi la possibilità di regolare finalmente quello che è una piaga del nostro sistema giuridico ed economico, che è quella della disapplicazione. Anche questo emendamento io lo ritiro, ma credo che fosse necessario chiarire le ragioni per cui erano stati presentati. Grazie. La ringrazio, Presidente Sisto. A questo punto passiamo all'articolo 5. Se non vi sono iscritti sul complesso degli emendamenti, chiedo al relatore i pareri all'articolo 5. Pagina 71, Presidente. Le indico sempre quelli con parere positivo, gli altri si intendono parere contrario. Parere favorevole, gli altri si intendono parere contrario. Pagina 71, 5.11 Braga. Sì. Parere favorevole con riformulazione che le leggerei. Favorevole con riformulazione? Sì. Vuol leggere la riformulazione? Al comma 1 sopprime la lettera A bis. Conseguentemente al medesimo comma, lettera C, numero 1, sostituire la parola esclusi con la seguente, inclusi. Ok, questa è la riformulazione. Perfetto. Non vi sono altri pareri favorevoli. A questo punto chiamo i due relatori di minoranza a esprimere il parere. Passiamo al parere sull'emendamento. Io non ho. 5.4. A pagina favorevole. 69. Favorevole. Onorevole Lombardi, non la sento. Favorevole. Favorevole. Detto, sì. Ok, 5.5. Favorevole. Favorevole. 5.